the sun, every miles, a melody ever starts, becomes complete. Listen to the sound from the deeper day. It's only beneath to find release. Oh, the time has come for my dream to be heard. There will not be no sign of words. Into the war, welcome to war. Listen. So what's on my mind? You said can never. Oh, now once I believe in you, you're not the one I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me. I heard that your dreams came true. Guess she gave you the faith. So shy, hey, like you hold back, oh, hide from the light. I used to turn over all the blue and white light. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope it's in my face that you'd be reminded of me. It is no good. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts on stage. Italia numero 1, Mirka Viola, Miss Italia 87, Grazia Chiappalone, Miss Italia 68, e con due star come Anna Falchi, che ha partecipato al concorso dell'89, e Alba Parietti, che nel 77 ha vinto le selezioni per Miss Universo. Berigliani ha preso Miss Italia quando Miss Italia il concorso aveva 20 anni. 20 anni. Esattamente, sì. 20 anni, perché è nato nel 39, sì, da una collaborazione tra Dino Villani e il grande Cesare Zavattini. Che lalla, che lalla. È la gara di bellezza che più ha inciso nel nostro costume, ha scritto Gaetano a Feltra. È lo specchio d'Italia, ha detto Sofia Loren. Proviamo a sfogliare questo album di famiglia che, insieme al sorriso di tante belle donne, ci ricorda un po' di storia del nostro paese. È il 1939, quando la 14enne Isabella Vernai viene eletta Miss Sorriso, vincendo una selezione fotografica ideata da Dino Villani e Cesare Zavattini. I settimanali pubblicavano le foto delle concorrenti che i soldati ritagliavano e portavano in trincea. La radio raccontava i loro volti. Gli anni della guerra offuscano ogni sorriso. Amado mio. Ma nel 1946 si ricomincia a sognare e il concorso riprende. Si chiama Miss Italia e le ragazze sfilano in passerella. La prima edizione a Stresa è molto discussa. Quale tipo di bellezza va premiata? Quella rassicurante di Rossana Martini o quella conturbante di Silvana Pampanini? Vincerà la prima. Miss Italia deve rappresentare la nuora ideale. Non a caso fra i premi c'è un corredo da sposa. Se in quegli anni un buon matrimonio rappresentava per le ragazze un futuro sicuro, il mondo del cinema era comunque toccare il sogno. E l'edizione del 47 è storica per la neonata manifestazione. La reginetta e le sue damigelle sono ragazze dalla vita normale, ma di vera bellezza. Per loro si aprono le porte del cinema. Nel 50, l'anno di Sofia Loren, la proclamazione va in onda alla radio. Nel 59 Enzo Merigliani prende in mano le redini del concorso, che è sempre più seguito e riesce a interpretare i tempi e i cambiamenti, anche quando si parla sempre più di femminismo e l'immagine della donna che si va delineando poco si concilia con quella della ragazza da passerella. Le concorrenti sono sempre più disinvolte, disincantate, pronte a giocare per qualche giorno a una vita da
Star. Nell'88 arriva la diretta televisiva, nel 90 le misure delle concorrenti vengono abolite, nel 94 il concorso viene aperto anche alle donne sposate e mamme. La ragazza della porta accanto ora può sfilare con abiti di grandi stilisti. E finalmente le concorrenti, oltre alla presenza fisica, mostrano qualcosa del loro carattere. Italia ha 61 anni, la figlia di Enzo, Patrizia Nerigliani, da qualche tempo ha preso le redini del concorso. Mio padre per anni è stato un innovatore, è stato quello che di anno in anno ha portato delle grandi novità nel concorso, è quello che ha favorito anche le ragazze extracomunitarie dando loro la possibilità di vincere addirittura il concorso di bellezza e malgrado le contestazioni che ci sono state, io credo che mio padre sia stato veramente un precursore in questo senso, oltre ad avere modificato mano a mano anche quelli che erano i regolamenti del concorso. Anche la storia di Mirka Viola è stata una storia da favola, perché allora nel concorso non potevano partecipare ragazze che avessero figli, fossero sposate innanzitutto, o che avessero figli addirittura, perché c'erano delle regole che appartenevano a un certo tipo di retaggio, e anche in quello il concorso è stato avanti coi tempi e ha dato la possibilità a tutte di poter partecipare. Miss per tutta la vita, noi vogliamo loro molto bene. Lena Claudia è una trentina doc, io sono una trentina, per cui ci lega anche il campanilistico. Con Claudia abbiamo iniziato un percorso di ricerca di quello che può essere il suo talento per costruire anche un futuro interessante. Quindi rimarrà in famiglia, noi pensiamo di di Miss Italia 2014, eccole, arrivano, vai con la sigla!
tutta la città di Ottaviano e siamo ritornati con altre ragazze ancora più belle. Eccole qui, fatevi sentire l'applauso, fatevi sentire. E allora festeggiamo questo grande ritorno con le mani, tutti insieme con le mani. Buonasera, buonasera amici telespettatori, Ottaviano, provincia di Napoli, ancora una volta ci ospita per la selezione di Miss Italia, ma questa sera c'è la finale regionale, guardatele attentamente, guardatele, una di loro questa sera avrà la grossa opportunità di indossare il titolo regionale di Miss Cotonella. Con questo titolo rappresenterà la campagna alla semifinale di Jesolo. Eccole, bellissime, come dico ogni sera, fresche e toste, con le zeppole, vedete, con... felicissime di vivere un momento molto bello all'insegna dell'eleganza, dello charme, della bellezza, con una giuria straordinaria che qui, facciamo un applauso anche alla nostra giuria questa sera, città di Ottaviano, l'applauso, voglio sentire il vostro entusiasmo questa sera per le nostre finaliste. E sono veramente tante. Che sia una di loro, perché sono tutte candidate. Siamo in piena campagna elettorale per Miss Italia, tutte candidate, vedete, per vincere il titolo di Miss Italia. Voglio qui sul palcoscenico, penso che sia arrivato il sindaco, dovrebbe arrivare tra qualche istante, e non possiamo iniziare se non ci raggiunge appunto il sindaco, che vedo, eccolo che sta appunto per arrivare, perché c'è una storia bella da raccontare, per questo sindaco giovanissimo, posso dire anche l'età, già 38 anni, noi ci siamo incontrati anche 11 anni fa, l'avvocato, eccolo qua, Capasso, se mi può raggiungere sul palcoscenico, vieni, sì, sul palcoscenico, devi fare un po' un giro particolare, mentre lui arriva voglio dirvi un po' quello che insomma è un po' la nostra storia, in che senso, non capite male, noi ci siamo incontrati 11 anni fa, 2003, lui era un giovane, non penso era consigliere comunale, mi sembra che faceva parte della Proloco di Ottaviano, beh adesso lo ritrovo come sindaco della città di Ottaviano. Bene, devo dire che questo giovane, che è giovane insomma, di progressi ne ha fatti veramente tantissimi. Eccolo qua, un applauso! Il sindaco di Ottaviano, un applauso! Vieni, vieni, facciamo passare insieme. Bello ritrovarci dopo 11 anni. Dopo 11 anni. Bene, forse con qualche capello bianco in più, però ti regala più fascino. Allora, perché poi questo sindaco ha avuto anche degli apprezzamenti da parte dei ragazzi, è affascinante il sindaco, no? Nel senso che ci siamo trovati diciamo, in alcune città, senza nulla togliere gli altri sindaci, però insomma hanno fatto degli apprezzamenti sul nostro George Clooney di Ottaviano, sul sindaco, guarda signore, è più bello lui, sei più bello di George Clooney. Comunque lasciamo stare George Clooney, parliamo di questa importante serata che tu hai voluto, permettimi però di salutare il nostro gancio, noi abbiamo dei ganci, no? Abbiamo colui che è un po' il referente di zona, colui che ci riporta dopo 11 anni, perché noi ricordiamo la serata del 2003, non 2002, perché 2002 Carla Duraturo vinse, poi l'anno dopo venne qui, quindi 2003, 11 anni fa Carla Duraturo si classificò al secondo posto, ecco, dietro alla Pedron nel 2002 a Miss Italia, e poi la portammo qui perché lei aveva delle origini appunto discendenze di Ottaviano, ecco perché poi la portammo qui nel 2003. A te la parola. Niente, io volevo ringraziarvi perché questa manifestazione l'abbiamo voluta insieme, perché voi e noi con il vostro patron abbiamo voluto questa manifestazione a Ottaviano. L'interesse nazionale, e devo fare i complimenti perché davvero in questi momenti così di crisi avere la forza di portare avanti a livello nazionale una manifestazione del genere è di grande spirito e grande sacrificio. E anche nella nostra terra, la regione Campania, che veramente fa tanto per la città, per tutta la regione, in questo momento è veramente di crisi. Vi posso soltanto ringraziare, dare un in bocca al lupo a tutte le ragazze che possono sognare, tra virgolette, e raggiungere i loro obiettivi.
No, poi continueranno a sognare anche domani, domani saremo a Tre Case, dopodomani, è vero ragazzi, saremo a Salerno per la parte finale. Rimani qui con noi, siamo abbastanza veloci in questa prima parte, perché sto per chiamare due ragazze che raggiungeranno Jesolo, perché hanno già vinto delle finali appunto regionali. Te le presento subito, perché loro partiranno insieme alla vincitrice di questa sera per la semifinale. Attenzione, non so se mi avete capito bene. Allora, avete capito, la ragazza che vincerà stasera rappresenterà Ottaviano, tutta la nostra regione, alla semifinale nazionale. Vedremo chi sarà. Intanto, guardiamo... Sì. La cosa la devono sapere, 11 anni fa sei rimasto uguale. Mi chiamano l'Al Pacino di Miss Italia, tu George Clooney. Grazie mille. Allora, mettiti di là che dobbiamo accoglierle. Allora, signore, sto per presentare una ragazza che ha vinto il titolo regionale nella mia provincia. Io vengo dalla provincia di Caserta, sono di Capua. Lei ha vinto a Caserta, il centro di Caserta, Piazza Manvitelli, questo titolo regionale, raggiungerà la semifinale di Jesolo. Guardatela con attenzione. Lei si chiama Laura Luglio. Ed è una di quelle ragazze che partirà per la semifinale. Non scende le scale, ha preferito venire dall'altra parte. La Miss Lotto Campania, un applauso. Laura Luglio ha vinto a Caserta, Piazza Vanvitelli. Il sindaco Pio Del Gaudio consegnò questa fascia. Laura Luglio, che è la vincitrice, forse gli amici di appunto che sono qui con il camper di Kerr la ricorderanno sicuramente, perché lei vinse quando c'erano loro, no, di Porto d'Opportuna, sul lungomare Partenope, appunto lì nella città di Napoli. Bene, detto questo, c'è anche l'altra ragazza che ha vinto poche ore fa, possiamo dire, perché è una delle ultime ragazze a raggiungere questo obiettivo importante. Quale obiettivo? Raggiungere la semifinale nazionale. Lei ha vinto un titolo importantissimo, guardate come sfila, guardatela, perché insomma è un incanto, e ha vinto proprio anche grazie al suo portamento regale. Lei è della provincia di Caserta, è di Castelvolturno, Pineta Mare. Emilia Tamburrino, Miss Eleganza. No, è straordinaria, guardate, portamento, è stata scelta ad hoc. Emily Tamburrino. Non riesco a sfilare con le spalle da parte. Allora, venite tutte e due qui, un applauso per queste due ragazze, un in bocca al lupo sindaco, perché ci rappresenteranno, vedete, alla semifinale insieme alla ragazza che vi cantiamo insieme, tutti insieme a cantare l'inno di Mameli, amici telespettatori, per coloro che si fossero messi in visione l'ascolto in questo istante, queste immagini vi giungono da Ottaviano, in provincia di Napoli. Ascoltate gli amici di Ottaviano come cantano l'inno, ascoltate, vai con l'inno da cantare insieme alle concorrenti di Miss Italia e chiaramente anche insieme a voi. Tutti in piedi, con la mano sul cuore, vedete, anche lui che sta facendo la ripresa c'ha il pugno sul cuore. Tutti insieme. Riuscite a sentire? Più forte.
visto un partito, viva l'Italia. Posso dire di Salerno, saremo al porto di Salerno, amici telespettatori, il 22 di agosto, per una importante finalissima, la finale appunto di Miss Campania, e in gara troveremo anche loro due, attenzione, più la ragazza che passerà il turno questa sera. Allora, la gara sta per avere inizio, ecco qua, ci siamo. Allora, scusate, mi chiedono magari un insegnante, tra poco ritorneremo a scuola, ragazze. Olimpia Cozzolino, buonasera Olimpia. Beh, insomma, parliamo di scuola, parliamo di insegnanti, ma anche di studenti. Parliamo di Claudio Petricciuolo, un altro studente, Vincenzo Ranieri. Guardate come sono belle le nostre ragazze, vi spiego il segreto. Perché sono così belle? Perché usano i prodotti della Vivi Natural Care. L'applauso a uno degli sponsor di Miss Italia. In giuria abbiamo niente papà di meno che Arianna Ronchi, che passerà la storia per aver superato i 10.000 chilometri nel giro di pochi mesi. Complimenti. Andiamo avanti. Un'altra studentessa in giuria, una ragazza che ha partecipato a Miss Italia. Quando la presentavo io dicevo: questa ragazza è di Ottaviano. Signori, a Miss Italia ho presentato Jessica Auricchio. Presidente di giuria non poteva essere che lui. Ecco lì in mezzo due belle donne, il presidente di giuria Luca Capasso, avvocato Luca Capasso, sindaco di questa città. Lei invece è praticante notaio, diventerà notaio tra non molto, bocca al lupo. Beh, insomma, Fabiana Pirone, ha fatto dei gesti particolari per te. E poi abbiamo una praticante modellista, che bello avere in giuria una che insomma mastica moda dalla mattina alla sera. Si tratta di Valentina Coppola, buonasera. Vedete, già quando si è alzata ci ha fatto capire che insomma, è una che di moda se ne intende. Segretario di giuria, un altro avvocato. Si tratta di, ragazze, lui è Fortunato, cioè di nome Fortunato Cristo, eccolo qui. E poi attenzione, perché abbiamo due ragazze che io ho presentato a Miss Italia qualche tempo fa. Adesso devo essere molto veloce, magari dopo avrò modo di presentarle meglio. Signori, Miss Campania 2004, quando io la proclamai, era una ragazza di Ottaviano, l'avete vista su Rai 1, Carmen Esposito Alaia, la ragazza più bella della Campania nel 2004. Ricordi, fuochi d'artificio in quella serata, ma parliamo qui anche una ragazza in gambissima. Signore e signori, Miss Ragazza in Gambissima 2013, Fiorella Panicco. Mamma, quante Miss stasera, mamma mia. Bene, ragazzi, il microfono è pronto, eccolo qui. Buonasera, io mi chiamo Arianna Auriemma, ho 18 anni e vengo da Marigliano, in provincia di Napoli. Sono una studentessa, ho da poco conseguito la maturità classica e il sogno di diventare odontoiatra. Sono membro di un'associazione Onlus, infatti nel tempo libero faccio volontariato in un reparto di oncologia pediatrica. Sono stata eletta Miss Bella Professionals a Portici e questa sera concorro con il numero 1. Buonasera, sono Francesca di Napoli, ho 24 anni, vengo da Melito di Napoli. Sono prima classificata alle provinciali di Melito, seconda classificata alle regionali di Castelvolturno e infine quarta classificata alle regionali di Cetara, con la fascia Miss Bella. Sono una ballerina di danza classica, moderna e contemporanea, inoltre laureanda alla facoltà di matematica presso la Federico II di Napoli. Stasera per voi sono la numero 2. Vieni con me,
sono Elisabetta Villi, ho 18 anni e vengo da Pompei. Nella vita studio canto lirico tipo... sempre di Miss Vella, classificandomi come quarta alle finali regionali, e questa sera mi sottopongo al vostro giudizio con il numero 3. Ho 18 anni e vengo da Melito in provincia di Napoli. Frequento il liceo delle scienze umane e inoltre sono una ballerina di danza classica, moderna, contemporanea e flamenca. Ho vinto questa fascia, ovvero la fascia di Miss Vella a Castelvolturno, e questa sera per voi gareggio con il numero 4. Grazie. Ho 24 anni e vengo da Napoli. A settembre mi iscriverò all'università al corso di lingue e questa sera per voi gareggerò con il numero 5. Fascia Miss Pitulazzo primo posto, stasera indosso la fascia Miss Bella, vinta a Pozzuoli, e stasera concorre con il numero 6. Grazie.